siamo qui con Luca Bramati, unico italiano a vincere la Coppa del Mondo di ciclocross, che ci illustrerà gli accorgimenti tecnici che è da adottare sulle Cannondale di Alice Maria Zuffi, Lucia Bramati e Eva Lechner. E Silvia Persico. E Silvia Persico, scusate, che corre con la nazionale, però è sempre nostra. Ciao a tutti innanzitutto. Beh, sicuramente oggi per come si è messa usiamo delle gomme con abbastanza grip, perché il ghiaccio si sta sciogliendo, quindi abbiamo bisogno di riuscire ad aggrapparci bene. Quindi gomme con i grip, stiamo spruzzando e preparando tutte le biciclette con dell'antigelo, apposta proprio per sciogliere il più possibile il ghiaccio, e soprattutto adesso sono davanti ai riscaldatori per tenere caldo il grasso e le parti oleose, perché si sono indurite tutte, quindi fanno fatica a girare, quindi le stiamo scaldando e le stiamo tenendo in temperatura per la gara. Bene, mi dicevi che è un problema potrebbero essere anche i cricchetti del pacco pignoni? Sì, i cricchetti è dove c'è proprio il grasso e l'olio, il lubrificante, che essendosi indurito non fa scattare i cricchetti, quindi abbiamo messo dell'antigelo apposta per cercare di farli diventare più reattivi e di non farli ghiacciare. Chiaro. E a livello di scarpe, abbigliamento? Anche sotto le scarpe abbiamo preparato delle scioline proprio da sci, apposta scioline spray per non far attaccare lo zoccolo della neve sotto, e degli spuntoni limati a punta come se fossero degli aghi per riuscire a entrare il più possibile nel ghiaccio. Perfetto. Le vostre atlete utilizzeranno scarpe invernali? Alcune sì, alcune no. Solo mia figlia, perché le altre non erano preparate per le scarpe invernali o mentalmente non sono preparate, quindi preferiscono usare le scarpe più leggere con più sensibilità. Soffriranno un po' il freddo, però sono 40 minuti e di quindi fuoco. Potrebbero riuscire a scaldarsi ugualmente. Sì. Ok, perfetto. Grazie tante.